Andiamo a presentare questo rientro in campo dopo un mese esatto. Come sta la squadra? Che partita ti aspetta? Poi cediamo la parola alle domande. La squadra sta bene, ha sofferto tanto questo mese, non so se ha sofferto di più per i miei allenamenti o per la mancanza della partita, perché siamo andati giù pesanti col lavoro, siamo riusciti a mettergli tanta benzina nelle gambe, però logicamente anche tenere i ragazzi concentrati, motivati, quando alla fine non c'hai l'adrenalina della partita non è semplice, però i ragazzi sono stati eccezionali fin dal primo giorno, dal 9 di agosto quando ci siamo incontrati e ad oggi non hanno mai mancato, non si sono mai, non hanno mai mollato, non hanno mai ceduto un centimetro da quando siamo partiti, hanno voglia di tornare in campo. E adesso ci aspetta questa partita. Loro hanno giocato 2 giorni fa, quindi diciamo il rientro l'hanno già fatto e tra altre cose anche bene, perché comunque hanno fatto una buona partita, hanno vinto in casa. Ci aspetta un po', conoscendo un po' il loro allenatore, conoscendo un po' l'idea su di gioco, troveremo un po' quelle partite dove noi siamo andati in difficoltà, quindi da una squadra chiusa, una squadra che cerca di far del contropiede delle ripartenze la sua arma migliore. Confido nei ragazzi, ho lavorato tanto ieri, oggi continuerò a lavorare su questo concetto del non scoprire mai il fianco, di non avere la frenesia di dargli il pallone o comunque di rischiare qualcosa, perché dobbiamo a tutti i costi fare gol subito. Ci vuole pazienza, dobbiamo continuare a leggere il nostro spartito e poi sicuramente le nostre occasioni, come è sempre successo, capiteranno e lì dovremo essere bravi a capitalizzare sul risultato. L'altra domanda era? No, non hai mai già risposto. Ah, Ti ok. avrei aspettato, lascio spazio alle domande, che sicuramente dopo anche il risultato di Borgolini non mancheranno. Motivazioni legate alla partita, Le motivi, insomma, al risultato di infatti, no, ieri. no, il risultato, ripeto, no, ripeto, a loro l'ho già detto, a noi non ci deve interessare. Devo ancora finire l'andata, ci sono ancora più di, adesso sono Sono 20 19 partite. partite, sono 20, più di 20. 20 partite, 60 punti a disposizione. Sono tantissimi. Il rullino di marcia che loro hanno avuto e noi abbiamo avuto, secondo me, è un ottimo rullino. I tifosi devono essere, secondo me, sono contenti perché possono gustarsi questa seconda parte di stagione con un campionato avvincente. Stop. Mentre invece noi da squadra dobbiamo andare forte, ogni domenica ne dobbiamo prenderne una alla volta. Le motivazioni questa domenica sono, secondo me, tante, alte. Ecco, non voglio il fuorigiri come avevano detto le prime partite, no? L'importante è non mandare di fuorigiri il motore. Primo perché il Benelli non è il campo d'allenamento di Gloria, non è il Benelli, quindi gli spazi sono più grandi, le corse, pur che le fai in allenamento, non sono le sime della partita, e quindi rompere il fiato, a stare col contagiri giusto. E però le motivazioni dovrebbero essere alte, sicuramente saranno alte, perché dopo un mese che lavori per fare qualcosa e non è mai, quando poi sei abituato ad avere la partita ogni 3 giorni, 6 giorni, 3 giorni, poi ti hai un mese di blackout, è logico che hai motivazioni. Capisco che devi tenere, come dire, la barra dritta, però ti volevo chiedere, fa differenza affrontare il Livorno dopo che ha battuto il Rimini rispetto a 4 giorni fa, che era ultimo in classifica, pur reduce da un buon momento? Allora, sono sincero, per noi non fa nessuna differenza, al massimo può fare differenza a loro.
Quello, se io, cioè, per come posso pensarla io da allenatore, la differenza può stare a loro che hanno gran motivazioni, ma noi dovremmo dovuto sfrontarla allo stesso modo, sia in caso di sconfitta che in caso di vittoria. Ma intendevo proprio a livello di motivazione, cioè vedere loro che hanno battuto Terrini, aveva acceso la lampadina o la lampadina era accesa Era comunque? accesa comunque, rimarrà sempre accesa, indipendente che sia Rimini, Lentigioni o quella che è dietro di noi che ci sorpassa, perché comunque la società è stata chiara con me e noi siamo sempre stati chiari fin dall'inizio. Io il primo giorno che sono venuto qua vi ho detto io le voglio vincere tutte, poi non so se quante ne vinceremo. E come è successo che all'andata non ne abbiamo vinte tutte. Però su ogni campo abbiamo sudato la maglietta, abbiamo tirato fuori tutto quello che potevamo e ad oggi dice che in 18 partite abbiamo fatto 37 punti. Sono contento del percorso, non dobbiamo cambiare niente. I punti nel girone di ritorno è sempre più difficile farli, le partite sono sempre più spigolose. Le forze, perché magari degli infortuni, dagli acciacchi ti condizionano. Secondo me, come poi tutti i campionati, si decidono tra febbraio e marzo, quindi dobbiamo essere bravi a essere. Si decidono non perché dobbiamo vincerlo, ma perché lì si segna un po' il solco del campionato. Quindi, testa sul manubrio, e spalle basse e via, pedalare forte, basta. No, diciamo che ha detto sull'incognito della ripresa, si è già parlato È e una squadra quindi. ostica, è una squadra che si chiude, è una squadra che specula, provano anche a giocare quando ripartono, non hanno struttura ma hanno gran velocità, quindi i ragazzi oggi andremo anche bene sul video, quindi spero di dargli più input possibili e ripeto, sì, ci sta che il rientro, però. Visto che lo sappiamo, non deve essere mai una scusa o un alibi dopo. Il fatto che loro abbiano già una partita a livello di ritmo partita può cambiare qualcosa? Sono quei discorsi che dopo dici alla fine se ti è andata bene, dici vabbè, loro avevano già la prima la fai bene, la seconda la fai male, poi dopo 3 giorni sei ancora più acciaccato. Se invece le vinci tutte e due, dici, no, ok, ero già allenato, ho preso il volo. Relativo. Sono i discorsi che si fanno, non lo so, sicuramente loro, avendo giocato, hanno già. I primi 10 minuti, il primo quarto d'ora, l'impatto ce l'hanno già, però magari quando non fai una partita per loro, anche loro era più di un mese che non giocavano, ne fai due in 3 giorni, penso che al 60esimo, 70esimo qualcosa manchino, quindi magari i primi 15 minuti li compensi con i 15 minuti finali.